Apriamo un capitolo dedicato alle case degli studenti. La città pullula di studenti da anni, conviviamo con un sacco di persone che vengono da fuori, poi diciamo quelli che vengono da fuori, noi siamo abituati a Bologna da anni a avere queste persone che vengono c'è questi odori di stufe, odori di cipolle su quelle scale, questi odori di cavoli in queste case del centro dove sono gli studenti, entri dentro, ci sono questi lavelli pieni di piatti tutti con dei ragù, poi c'è ancora un goccio di caffè, ne vuoi un po'? No, grazie. Cioè, in terrazza ci sono delle ciabatte sbadiglianti che hanno l'alone di un piede di Tutankhamon, che sono lì da 3.000 anni, si vede questa. E poi c'è un vasetto con una piantina strana, che dice, cos'è questa cosa? Che odore! E poi dopo ti trovi poi in cucina, a un certo punto la mattina a bere un caffè arriva uno che dicono che è il nuovo fidanzato di Nunzia, e quindi non capisci, insomma è una situazione bellissima questa, perché poi a un certo punto tutto si rischiara quando arriva il pacco da giù. Zipette ha raccolto i peperoni nuovi, zia Lina ha messo via i peperoni buoni, le melanzane poi non sai cosa sono, e il cattero di giù è tutta un'altra cosa. L'anduia piccante a tutti piace assai, ma quella di giù mica quella di qua. Formaggio sublime, ricotta d'incanto, il pacco è arrivato, per questo io canto. Sugo con cipolle e di olive un centinaio, e giù si fa il bagno anche a gennaio. Vengo da giù, ora però studio quassù, e sono incassata nera con tutta l'università. Vengo da giù, ora però studio quassù, e sono incassata nera con tutta questa società. Esami me ne mancano 20, ai miei però ho detto che sono più avanti. La mia amica di studio si chiama Susanna, e quando ci annoiamo ci facciamo una canna. Qua in casa al mattino è come essere al fronte, legami, piatti, cocci tutti dentro al lavello, e il turno di Nunzia di Alberobello, ma è chiusa di là con quel tipo di bronte. Con dei pistacchi sono. Sugo con cipolle e di olive un centinaio, e giù si fa il bagno anche a gennaio. No, si fa il bagno anche a gennaio, no, vi giuro, sì, io lo faccio il bagno anche a gennaio, anche a novembre, anche a dicembre, non ci credete? Vengo da giù, ora però studio quassù, e sono incassata nera con tutta l'università. Vengo da giù, ora però studio quassù, e sono incassata nera con tutta questa società. E sono incassata nera con tutta questa società. Vengo da giù.